Che succede? Robespierre ha indetto per oggi la festa dell'essere supremo. Un omaggio alle virtù della nazione e ai doveri dei suoi cittadini. Mi suona familiare, chissà perché. Quanto alla dottrina templare, è una libera interpretazione. Non ci avvicineremo mai a lui in mezzo al caos. Meglio ritirarci e aspettare un'altra occasione. Pensi ancora come un assassino. Stavolta ho un piano. Oh, e quale sarebbe? Pensa come un templare. Magnifico! Credevo fossimo tutti dei razionalisti. Che cosa hai in mente? Oh cielo, che bello! Viva Robespierre! Viva! Viva la libertà! Figuriamoci se questo essere supremo non è Robespierre. Un ridicolo spoggio di pompa! E adesso? Robespierre è inattaccabile. A mezza guardia con sé. Non riusciremo mai ad avvicinarci a lui. È ciò che ho detto. Ma non è popolare come un tempo. Le pene, il culto dell'essere supremo. Se riusciamo a screditarlo, sarà nostro. Uno spettacolo pubblico è l'occasione ideale. Esatto. Se lo dipingiamo come un pazzo, il suo potere si scioglierà come neve al sole. Ma servono prove schiaccianti. Forse so da dove iniziare. Tu vieni. Ci vediamo dopo. Anch'io ho qualcosa da fare. Vediamo. Prove incriminanti. Prove incriminanti. Sembra un diario. Alle 5 del mattino risuonerà una chiamata generale in tutta Parigi. Al segnale ogni cittadino, uomo o donna che sia, dovrà immediatamente adornare la propria casa con gli amati colori della libertà, sventolando la bandiera o avvellendo la dimora con ghirlande di fiori o di fronde. Non servirà molto. Signore, a voi Salvatore della Repubblica chiedo ora di salvare mio fratello. Egli langue in prigione, arrestato da patrioti zelanti obnubilati dall'eroismo cui aspirano. L'arresto di André è immotivato, eppure è trattenuto a Saint-Lazare come sospetto. Vi chiedo indulgenza per i suoi scritti apparsi sul Journal de Paris, giacché sono il frutto dell'animo intemperante di un poeta. Vi imploro, in nome della mia comprovata fedeltà alla nostra gloriosa rivoluzione, di risparmiare mio fratello. Dai suoi scritti intravedo già uno dei sogni poeti di Francia, una luce che brillerà nel corso dei secoli. Viva la Repubblica, Marie. Serve qualcosa di meglio. Finalmente giunto il lieto.
questo giorno per il popolo francese consagra l'essere supremo. Mai il mondo da lui creato. Le publiciste della Révolution française. Dopo la morte di Marat. Egli ha visto la tirannia, il delitto e l'inganno regnare sulla terra. In questo momento vede un'intera nazione. Serve qualcosa di meglio. Sospendere i loro eroici sforzi per elevare il pensiero al grande essere che le ha dato l'incarico e una lettera di compierli. La tua mano immortale. Signor Robespierre, ricordate di non anteporre le vostre ambizioni personali alla grande opera che vi attende. Non agiamo per la nostra gloria, ma per plasmare il mondo a immagine di Demolé. Germain. La buona fede e la giustizia eterna per tutti i popoli. Non ha creato. Serve qualcosa di meglio. Merlin, Tayen, Bourdon, tutti deputati della Convenzione Nazionale. Liste di nomi di politici scritte a mano da un uomo che adora mandare i suoi rivali sulla ghigliottina. Sì, fanno al caso mio. Unito i mortali in un'immensa catena di amore e gioia. Muoia il tiranno che ha osato spezzarla. Giustizia esiliata! Libertà e virtù sono riunite nel seno della scienza suprema! Una lunga lista, circa 50 nomi di membri della convenzione, tutti scritti da Robespierre e tutti di oppositori. Immagino che quei signori saranno lieti di sapere che sono sulla lista. Ma prima... Il signor Robespierre si è portato il suo rinfresco. Distrai le guardie, ho un'idea. Distraggo le guardie. Generosi persone e buoni. Passionevoli verso il mondo. Misurati. Del fanatismo e del veleno dell'ateismo. Segale cornuta. Causa allucinazioni. Sembrerà pazzo dalle gare. Facciamolo apparire anche pericoloso. La lista dei nomi. Deve finire nelle mani giuste in modo anonimo. Se ci dovessero scoprire, Germain fuggirà. Lascia che ci pensi io. È tornato nel nulla. Questo è lo spirito dei re che ha richiamato sulla Francia. Non vorrei sottrarti ai miei amorevoli gesti di affetto. Fermo, stronzo! Parlo con te! Invece del veleno dell'ateismo!
aspirazioni sacrileghe. Non strapperanno il mondo dal seno del creatore come il rimorso dai loro cuori. Voi che siete stati maltrattati, tendete le vostre mani. Levate di nuovo senza paura gli occhi al cielo. Eroi della nazione. Ehi! Vuoi proprio venire lì a sfondarti la faccia? Guarda come si pavoneggia. Il culto dell'essere supremo. Comunque tu sia, recupera ora la sua intelligenza e sparga la sua saggezza nel mondo. L'essere supremo non è sconfitto. Non contiamo sulla prosperità, sul trionfo senza ostacoli. Nessun nulla che dipenda dalla fortuna o dalla lotta di tasso. Mordenti e ostinati nella nostra furia contro i tiranni, imperturbabili davanti al pericolo, pazienti nell'azione, implacabili negli ostacoli, modesti e vigili nel successo. Voi che siete stati maltrattati, risollevate le vostre teste, levate di nuovo gli occhi al cielo senza paura. Che la natura recuperi la sua magnificenza e sparga la sua saggezza nel mondo. L'essere supremo non è sconfitto. Condotta inadatta, io? Ma chi si crede di essere, Robespierre? Accenderà la miccia. Cosa? Il mondo dal seno del è la saggezza prima di tutto! Di cui i nostri nemici vogliono privare la Repubblica. La saggezza sola può rinsaldare la prosperità degli imperi. Lei... Una lista dei nemici della rivoluzione? Ci sono 50 nomi! Robespierre ha esagerato ora. La volpe è già nel pollaio. Povere galline. E ora? Aspettiamo, non ci vorrà molto. Se Robespierre perderà l'appoggio del popolo, non sarà più utile a Germain. E quando lo abbandonerà? Sarà vulnerabile. Andiamo.